ma vorrei chiedere alla Premier Meloni se si rimetterà ancora una volta gli stivali di gomma per andare in Emilia-Romagna a promettere soldi che non sono mai arrivati. L'è chiaro? Lo dica la sottosegretaria, lo dica la Premier Meloni, se ha il coraggio di andare in Emilia-Romagna mettendosi gli stivali, visto che un euro non è arrivato là. Lo dico anche al generale Figliuolo, che oggi in quelle realtà ci dica che cosa ha fatto. Non sono arrivati euro, non è arrivato un euro alla cooperativa CAB di Ravenna, non è arrivato nulla per la prima e la seconda alluvione e oggi sono con l'angoscia totale. Venga qui in aula la Premier Meloni a dirci che cosa vuole fare, non vada da Confindustria a dire che il Green Deal e la transizione ecologica è un disastro. Siete voi un disastro che non guardate i danni che la crisi climatica, le alluvioni stanno portando. Venga Premier Meloni in aula, parli al Parlamento, non parli a reti unificate. Grazie onorevole Bonelli. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire l'onorevole Baccarì. Prego. Grazie Presidente. Sono ore queste in cui la nostra regione, la mia regione, sta vivendo, rivivendo l'incubo dell'alluvione, del maltempo, delle esondazioni. La provincia di Ravenna tra le più colpite, abbiamo centinaia di sfollati, le famiglie rivivono quell'incubo, si stanno riempendo i palazzetti. Questa è stata una notte di lavoro estenuante per sindaci, per le prefetture, per tutto il dispiego delle forze della protezione civile, i vigili del fuoco, tutto il sistema che sta proteggendo i cittadini e le cittadine, a cui credo dobbiamo rivolgere un grande ringraziamento e un incoraggiamento appunto per superare quest'ora buia, quest'ora difficile, per resistere a quella che è appunto la furia dell'acqua, questo Boris che arriva insomma dall'estero. Abbiamo visto devastare paesi dell'est Europa, in questo momento si trova sopra l'Emilia Romagna. E quindi è un momento dove credo tutti noi dobbiamo richiamare davvero, e lo faccio Presidente chiedendole di far pervenire questo messaggio alla Presidente del Consiglio, si fermino per cortesia le speculazioni politiche in questo momento dove stiamo mettendo ancora in sicurezza le persone, le famiglie, i gommoni vanno a recuperare le persone fragili dalle case per portarle in salvo. Fermatevi, dovevate fare due cose: occuparvi del dissesto idrogeologico del paese, il paese attraversato dagli effetti del cambiamento climatico. La mia regione, molti territori sono alla seconda alluvione che voi puntualmente cercate di attribuire e a speculare verso colpe specifiche. Io credo che appunto possiate parlare solo quando avrete messo a punto un piano per il dissesto idrogeologico. E l'altro tema su cui stiamo vigilando da mesi è il tema dei piani speciali, 4,5 miliardi che la struttura commissariale deve pianificare, che la Regione ha già validato nel mese di luglio, perché vanno messe in campo strutture, infrastrutture idrauliche speciali che diano risposta a quello che è un cambiamento epocale che sta devastando i nostri territori. Quindi basta con le mistificazioni, basta con le falsità rispetto a fondi che dite non essere stati spesi o progettati, perché queste sono bugie che vi torneranno contro, perché i cittadini e le cittadine conoscono quello che è stato fatto in questi mesi per la messa in sicurezza dopo il maggio 2023. Quindi in questo momento, nell'ora più buia di nuovo
delle famiglie dell'Emilia-Romagna, fermatevi con la speculazione politica. Adesso chiediamo che la Presidente del Consiglio abbia, speriamo in questa fase, una relazione istituzionale, continua, con gli altri livelli di governo, con i sindaci, con la Regione, che si affronti questo tema in maniera normale, perché appunto noi non possiamo tollerare anche questa volta che sulla pelle degli emiliano-romagnoli si consumi speculazione, si consumi quello che è stato visto dagli stessi cittadini in questo anno, che non hanno visto un euro arrivare sui rimborsi. Quindi tutto questo è un tema che abbiamo sorvegliato in questo anno. Ora è il momento di mettere in sicurezza i territori, fermatevi con la speculazione politica, cerchiamo insieme di affrontare questo momento per la Regione. Grazie onorevole Baccalì. Sul medesimo argomento l'onorevole Ricchetti, prego. Grazie Presidente, mi unisco agli interventi dei colleghi, perché chi è in quest'Aula espressione di quella terra, dell'Emilia Romagna, e non solo, perché dalle Marche arrivano immagini e situazioni del tutto analoghe, e credo Presidente che quest'Aula in questo momento debba essere all'altezza di quelle persone che per conto dello Stato sono impegnate, e le immagini arrivano a tutti noi, a far salire le famiglie ai piani più alti, a portarle fuori dalle situazioni di emergenza, perché questo è il momento nel quale la prima preoccupazione è che l'ennesimo e, per quanto mi riguarda, insopportabile episodio che mette in ginocchio la nostra Regione veda vittime e persone tolte agli affetti delle proprie famiglie. Però c'è un punto, ed è un punto che va posto senza nessun elemento di polemica, di contrapposizione. La nostra Regione, le persone, le imprese, le famiglie della nostra Regione stavano aspettando risarcimenti che non sono arrivati. Questo produceva una situazione di frustrazione che non trovava risposte. Oggi, a fronte del fatto che mancano molti livelli istituzionali, manca chi continua a non fare interventi di messa in sicurezza, di casse di espansione, di vasche di laminazione, di messa in sicurezza degli argini, ancora una situazione di emergenza e ancora una situazione che porterà un danno enorme alla nostra terra. E credo che abbiano ragione i colleghi quando dicono che non potremo conoscere dopo queste ore né passerelle né momenti di pelosa solidarietà, perché questa volta davvero questa terra non regge, perché qui passa qualche mese da un episodio all'altro e si continua a negare, a non intervenire di fronte ad una situazione che è insostenibile. Abbiamo e avremo una legge di bilancio nelle prossime settimane e avremo la necessità di tradurre le parole che tutti oggi pronunciamo in provvedimenti che sappiano, io spero, non solo risarcire, ma provare a costruire una condizione concreta diversa su quel territorio, perché altrimenti ogni volta, ed è doveroso farlo Presidente, esprimere per conto di quest'Aula la vicinanza, la solidarietà, non solo alle persone colpite, ma agli uomini della Protezione Civile, delle forze dell'ordine che sono lì in queste ore, in immagini che sono ancora una volta drammatiche, però dovremo dare risposte che cambiano la condizione di un territorio che non sopporta più questi episodi. Grazie. Grazie onorevole Ricchetti. Onorevole Cappelletti, prego. Grazie Presidente, anche il Movimento 5 Stelle si associa alla richiesta di avere qui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a riferire rispetto alla sua idea di transizione energetica e di transizione green. E aggiungo una considerazione. La Premier Meloni, ma non solo, la maggioranza, il Governo ha sostenuto più volte e continua a sostenere anche ieri all'Assemblea di Confindustria che la transizione green, leggo proprio testuale, a nostro avviso deve seguire il principio della neutralità tecnologica. Io denuncio una truffa semantica.
neutralità tecnologica, ma se vado a vedere gli ultimi provvedimenti, anzi la totalità dei provvedimenti che sono stati presi in questo campo da questa maggioranza, sono tutti provvedimenti che vanno contro la transizione green e contro la transizione energetica. Io ne cito qualcuno, il decreto aree idonee che rende quasi impossibile realizzare un impianto fotovoltaico nel nostro paese, il decreto legge agricoltura che rende impossibile poterlo fare in superficie agricole, il decreto legge energia che incentiva sì ma le fonti fossili che alimentano l'effetto serra, non la sostenibilità, il testo unico sulle rinnovabili che introduce ulteriori difficoltà e barriere per la diffusione, per la crescita delle fonti energetiche rinnovabili nel nostro paese. E allora non c'è nessuna neutralità tecnologica, qui si porta il paese avanti a sbattere contro il suo passato, un passato fondato sulle fossili che è la principale causa del mutamento climatico che ci troveremo invece a dover contrastare. Si vogliono creare le premesse rendendo difficile, quasi impossibile, la transizione energetica verso la sostenibilità nel nostro paese per rendere poi obbligata la strada del nucleare. Questa è la strada segnata da questa maggioranza, cioè bloccare gli investimenti sulle fonti sostenibili per rendere obbligata una strada che loro hanno già individuato, che nel migliore dei casi porterà ad accendere la lampadina tra 30 anni, dopo decine di miliardi di euro dei contribuenti spesi inutilmente, una lampadina tra 30 anni che verrà accesa con un costo delle bollette molto superiore di quello che avrebbero potuto avere le imprese e i cittadini se quelle risorse fossero state investite invece in fonti rinnovabili, per cui ci associamo naturalmente convintamente a questa richiesta. Grazie. Grazie onorevole Cappelletti. Prima di andare oltre salutiamo le studentesse e gli studenti della University of Arkansas presenti in tribuna. Grazie di essere qui. Deputata Tassinari, prego. Grazie Presidente. Provengo dalla terra che in questo momento è funestata nuovamente dalle piogge incessanti. Chiaramente è un momento molto difficile, la popolazione è preoccupata e allarmata. Mi stupisce veramente tanto aver ascoltato negli interventi di oggi una speculazione politica con falsità su questi temi, speculando sulla sofferenza delle persone. È qualcosa di assolutamente inammissibile, anche perché abbiamo dei dati concreti che parlano. E vorrei anche parlare di Ravenna. Il sindaco De Pascale, attualmente candidato alle regionali, ha ricevuto dal governo 47 milioni di euro per sistemare le strade e il territorio e al momento ne ha chiesti 1,5 milioni. Mi chiedo dove sono le altre risorse, perché non sono state spese in questo periodo, per quale motivo? Anche le strade provinciali hanno una situazione di difficoltà. Voglio anche dire che è emerso chiaramente come la Regione Emilia-Romagna, a fronte di 11 casse di espansione da realizzare, ne ha realizzate solamente 3. 3 erano in fase di collaudo e le altre erano nell'immaginazione della Regione. Quindi mi chiedo con quale coraggio oggi si viene a dire che è colpa del Governo se la situazione è questa. Si specula veramente sulla sofferenza. L'altro aspetto di cui voglio parlare è che il generale Figliuolo ha lavorato in maniera incessante, in maniera concreta. In questo momento ci sono state 1,000 domande per quanto riguarda i risarcimenti da parte delle imprese e dei privati. Sono stati già erogati 14 milioni, cioè il 50% del danno richiesto. Ciò significa che ci sarà uno stanziamento di 28 milioni a rendicontazione e le domande sono ancora aperte. Quindi chiaramente la situazione è stata seguita in maniera concreta dal governo, in maniera pressante, in maniera continua. Io volevo anche riferire e fare un ringraziamento al nostro leader nazionale Antonio Tajani, che questa mattina mi ha chiamato mettendosi assolutamente a disposizione del nostro territorio. Ecco, l'attenzione del governo continua ad essere massima e io mi aspetto che non ci siano più queste speculazioni, perché veramente è qualcosa di incredibile. Voglio anche citare un altro caso. Questi territori sono stati colpiti anche da un terremoto esattamente un anno fa, il 18 settembre del 2023, e dopo aver stanziato 6 milioni di euro il governo nel Consiglio dei Ministri di martedì ne ha stanziati altri 8 milioni, quindi l'attenzione è massima. È chiaro che chiediamo che in questo senso venga realizzato un tavolo, perché bisogna capire chi ha le responsabilità, per quale motivo il territorio non è sorvegliato, soprattutto nella parte idrica,
che è di competenza esclusiva delle regioni. I comuni vanno aiutati assolutamente ed è quello che stiamo facendo. Ecco, quindi basta speculazione, dobbiamo stare vicini alla popolazione e fornire degli strumenti per uscire da questa situazione emergenziale. Voglio ringraziare anche tutti gli operatori di pubblica sicurezza, i vigili del fuoco, l'esercito, i comuni, tutti quelli, gli operatori comunali, i sindaci che in questo momento sono impegnati nell'emergenza e stanno dando veramente il 100%. Grazie. Grazie onorevole Tassinari. Adesso passiamo all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 1835A, istituzione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, e dell'abbinata proposta di legge numero 1851. Ricordo che nella seduta del 16 settembre si è conclusa la discussione generale e il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo adesso all'esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore, onorevole Giorgio Mulì, e la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, deputata Matilde Siracusano, ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Presidente. Grazie, Presidente. Il parere è favorevole a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Grazie, Presidente. Sottosegretario. Parere conforme al relatore. Grazie. Passiamo dunque all'emendamento 1.3 Bagnasco. Se onorevole Maggi, prego. Date la parola all'onorevole Maggi. La ringrazio, Presidente, ma nel dichiarare il voto favorevole su questo emendamento che motiva l'individuazione della data del 20 settembre per la celebrazione della giornata degli internati italiani e nel ringraziare tutti i colleghi che hanno lavorato a questo testo, personalmente penso che sia un testo assolutamente importante e da votare, personalmente sono toccato anche da un punto di vista familiare dalla vicenda delle centinaia di migliaia di internati militari italiani deportati nei campi di lavoro nazisti e quindi c'è un favore nel merito assoluto, però questo emendamento mi consente anche di sottolineare che c'è una coincidenza nell'individuazione della data del 20 settembre con una ricorrenza che ha una centralità non solo nella storia d'Italia ma nella storia europea, è quella della breccia di Porta Pia, è quella dell'episodio che segna per certi versi la fine del risorgimento italiano, ma anche il momento più alto. Un importantissimo sindaco di Roma, il sindaco Ernesto Nathan, descriveva la breccia di Porta Pia come l'apertura attraverso la quale la nuova capitale d'Italia guardava all'Europa, l'apertura attraverso la quale la libertà di coscienza, la cultura e la civiltà liberale entravano in Europa. Quindi nell'esprimere parere favorevole, dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento e in generale sul provvedimento, auspico che la coincidenza di queste date ci riporti anche a festeggiare e ad osservare l'importanza per la laicità dello Stato, per la lotta agli stati confessionali, per la fine di tutti i poteri temporali delle religioni, una maggiore attenzione alla celebrazione del 20 settembre, che sia rafforzata da questa nuova giornata. Non a caso fu il regime fascista che cancellò la festa nazionale del 20 settembre, alla quale molte città italiane dedicarono la via principale nella toponomastica. Grazie. Grazie onorevole Maggi. Onorevole Fornaro, prego. Per chiedere al collega Bagnasco di poter sottoscrivere questo emendamento che credo sia molto opportuno perché definisce la particolarità e l'unicità di quello che accadde il 20 settembre del 1943. Ricordo
all'Aula che era in vigore già dal 1929 la terza convenzione di Ginevra che proteggeva i combattenti legittimi che nel corso di un conflitto armato internazionale venivano fatti prigionieri dal nemico. L'unicità di quello che avvenne quel giorno per decisione di Hitler e quindi dello Stato nazista fu quella di non riconoscere ai combattenti italiani che erano stati alleati fino all'8 settembre della Germania nazista di non riconoscere, diciamo, lo status di prigionieri di guerra e quindi con le garanzie che erano determinate dalla Convenzione e si inventò letteralmente il termine internato militare. È la traduzione letterale del termine tedesco che venne utilizzato da Hitler. Questo è un elemento che appare con tutta evidenza un atto di vendetta da parte di Hitler e del regime nazista nei confronti della scelta degli italiani e comportò questo un forte inasprimento delle condizioni di vita materiale dei nostri connazionali rispetto al, per esempio, ai prigionieri militari di altre nazioni, a cui invece la Germania concesse le garanzie derivanti dalla Convenzione di Ginevra. Detto in altri termini, le condizioni in cui vissero circa oltre, sul numero ad esempio non c'è neanche un dato certissimo, ma diciamo che normalmente in letteratura si parla di 600.000, vissero in una condizione di poco superiore a quella che poi determinò i prigionieri ebraici, i rom, gli omosessuali, cioè quelli che venivano considerati all'ultimo stadio sostanzialmente. Gli internati militari italiani erano di poco superiori, ma nettamente inferiore come condizione rispetto per esempio agli inglesi o ad altre nazioni. Credo che quindi sia stato giusto inserire questo elemento. Spiega quindi con nettezza il perché il 20 settembre, ovviamente le date del calendario, l'osservazione che faceva prima il collega Maggi è ragionevole, però diciamo stiamo in un altro contesto storico, non vedo personalmente diciamo pericoli di sovrapposizione. E invece, se mi è ancora consentito, signor Presidente, rafforzare questo elemento, È giusto ricordare il 20 settembre, io credo che noi restituiamo anche un pezzo di memoria importante a questi uomini che fecero una scelta non facile, ma soprattutto in larghissima parte ribadirono questa scelta il giorno in cui emissari della Repubblica Sociale andarono nei campi e offrirono la possibilità di ritornare in Italia e combattere tra le file della Repubblica Sociale. La percentuale del rifiuto fu altissima e quindi fu una scelta consapevole, quella di rimanere nei campi, nelle condizioni che ho provato a descrivere, che ovviamente possono essere ritrovate in tanti libri di memoria. E in qualche modo quindi noi assolviamo a un dovere, ricordando questi uomini coraggiosi che si opposero contemporaneamente all'ideologia nazista e anche ai loro alleati della Repubblica Sociale Italiana. Grazie onorevole Fornaro. Se dunque nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.3 Bagnasco, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Lo vuole sottoscrivere? Tutti? Ok, ne diamo atto. Aspettiamo un attimo che è la prima votazione. Su Mauro, riesce? È riuscito su Mauro? No, ancora no. Perfetto. Mi pare che abbiano votato tutti. Sì, no. Aspetta, Gnassi. Colleghi, un attimo di pazienza. Ecco fatto, perfetto. Votazione chiusa.
Presenti e votanti 261, favorevoli 261, contrari nessuno. Passiamo agli identici. La Camera approva. Passiamo agli identici 1.5 De Maria, 1.2 Pellegrini, 1.4 Zanella. Onorevole Pellegrini, prego. Grazie, grazie Presidente. Questo emendamento specifica che la giornata in cui si ricorda l'alto valore della scelta che fecero i nostri militari, che appunto furono definiti internati militari italiani, deve essere complementare al ricordo, alle commemorazioni, alle giornate di sensibilizzazione, alla giornata di sensibilizzazione e memoria che si fa per il 25 aprile e per il giorno della memoria. Noi riteniamo che questo emendamento sia importante e sia utile proprio per definire esattamente quali siano gli ambiti e gli obiettivi di questa legge, i giusti ambiti, i giusti obiettivi, perché noi condividiamo esattamente la portata di questa proposta di legge che di qui a qualche minuto sarà approvata. E quindi questo emendamento ha, tra gli altri, l'obiettivo di evitare che qualcuno al di fuori di questa aula sia tentato di utilizzare fraudolentemente questa legge per una riscrittura della storia a favore di qualche parte politica, per evitare addirittura negazionismi e per evitare soprattutto che ci sia una sorta di separazione tra le giornate in cui si ricorderanno i nostri militari e l'alto sacrificio che loro fecero con la giornata del 25 aprile. La resistenza è unica, non si dovrà mai arrivare a celebrare due resistenze diverse. La resistenza è stata unica e indivisibile e appunto, come dicevo, l'obiettivo di questo emendamento è proprio questo. Grazie. Grazie onorevole Pellegrini. Onorevole De Maria, prego. Presidente, sì, questo è un emendamento importante, anch'io voglio svolgere su questo alcune considerazioni che poi riprenderò nella dichiarazione di voto. Ringrazio il Governo per il parere favorevole. Questo emendamento ci aiuta intanto a lavorare meglio, a applicare meglio la legge che stiamo votando, appunto tenendo insieme il lavoro che si fa, abbiamo definito complementare, su questa giornata che stiamo votando per il 20 settembre, con quelle del 27 gennaio e del 25 aprile, con il giorno quindi della memoria, la festa della liberazione. E questo emendamento ha un valore molto importante perché in questa complementarietà si segnalano due elementi di fondo che per me sono molto significativi, che è importante siano indicati nella legge, cioè appunto il fatto che la scelta degli internati militari italiani fu una scelta di resistenza e che quindi c'è un'unità in diverse forme di resistenza, quella armata nel paese, i civili che sostennero i partigiani, appunto la scelta che fecero gli internati militari italiani e le sofferenze che i deportati politici, tanti deportati, gli italiani internati subirono in quegli anni. Come unitario fu, diciamo, l'universo concertazionista, così viene definita, nazista, ne parlava prima il collega Fornare. Quindi questo emendamento ci serve a fare lavorare meglio la legge, ma è anche, diciamo, un elemento che ne caratterizza, diciamo, il taglio, il messaggio al Paese, ci dice che progetto di memoria vogliamo mettere in campo, e quindi è un emendamento importante, credo arricchisca il testo complessivo della legge. Grazie. Grazie onorevole De Maria. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.5 De Maria, 1.2 Pellegrini, 1.4 Zanella. Parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Credo che abbiano... No, c'è il collega votato, sì? Mi pare che abbiano votato tutti, votazione chiusa. Presenti e votanti 260, favorevoli 260, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta. Maccanti ha votato, ok, credo che abbiano votato tutti, votazione chiusa.
Presenti e votanti 261, favorevoli 261, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo all'articolo 2, chiedo al relatore e al governo il loro parere. Prego. Grazie Presidente, il parere è favorevole. Governo? Conforme. Grazie. Passiamo quindi agli identici. 2.1 De Maria, 2.2 Pellegrini, 2.3 Zanella. Se nessuno vuole intervenire, pongo in votazione questi tre emendamenti con parere favorevole. Commissione e Governo, la votazione è aperta. Billy, votato, perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 266, favorevoli 265, contrari 1, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Onorevole Pella, ci siamo, votazione chiusa. Presenti 259, favorevoli 258, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, votazione chiusa. Presenti e votanti 264, favorevoli 264, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, sì, votazione chiusa. Presenti e votanti 259, favorevoli 259, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo adesso agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare l'unico ordine del giorno, invito la sottosegretaria Siracusano a esprimere il relativo parere. Prego. Sì, grazie Presidente, il parere è favorevole. Grazie, quindi ODG 1 De Maria, parere favorevole. Onorevole De Maria, prego. Che venga messo in votazione, Presidente. Grazie, pongo in votazione l'ODG 1 De Maria, parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Onorevole Pella, abbiate pazienza un attimo, ci sta, ha votato. C'è qualcun altro che deve votare? Scotto. Perfetto, ci siamo, votati. Amic, abbiate pazienza un attimo. Buonguerrieri. Perfetto, votazione chiusa. Presenti e votanti 263, favorevoli 263, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo dunque al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Manes. Prego. Grazie signor Presidente. Vede, in quest'Aula nei mesi passati più volte il Parlamento ha approvato l'istituzione di giornate celebrative e commemorative, provvedimenti questi più o meno efficaci, più o meno importanti. Ma qui oggi, grazie all'iniziativa dell'onorevole Mulet e dell'onorevole Cavandoli, che ringrazio, finalmente si dà giusta visibilità ad una delle pagine meno conosciute e più tragiche della storia del nostro Paese. Internati e deportati. La tragica esperienza dei militari italiani. Colleghi, un po' di silenzio per favore, se no non ascoltiamo. Che dopo l'8 settembre 1943 si rifiutarono di indossare la divisa della Repubblica Sociale Italiana, pur consapevoli di andare incontro a ritorsioni sanguinose da parte del regime fascista e sapendo di poter subire la deportazione dei campi di lavoro e concentramento nazisti. Dopo l'8 settembre i nazisti annientarono l'esercito italiano, sbandato e senza direttive. Catturarono centinaia di migliaia di uomini e li portarono per l'appunto nei lager in Germania e Polonia. Qui i nostri soldati perdono il loro status di prigionieri di guerra e diventano IMI, internati militari italiani, privi di ogni diritto e tutela, in balia dei nazisti, ed il loro calvario si concluderà solo nel maggio del 1945 con la caduta del Terzo Reich. Furono circa 800.000 i militari italiani che in quel momento storico decisero di dire no
al regime nazista e fascista. 800.000 fanti, alpini, marinai, ragazzi che si trovavano in quel momento in Italia, sui fronti della Grecia, del Montenegro, sulle aree di confine con la Francia e l'Austria, e che decisero di schierarsi contro i regimi. In alcuni casi fuggendo e combattendo insieme agli alleati e con le bande partigiane, in altri casi non volendo più imbracciare le armi. Vede, signor Presidente, anche la Valle d'Aosta, la mia regione, partecipò a questa fase antifascista. Furono circa 1.500 i valdostani che furono internati dopo l'8 settembre. Una percentuale rilevante se rapportata alla popolazione del 1943 della mia regione, che era di circa 90.000 abitanti. Un centinaio di loro non tornò più a casa, morì nei lager nazisti per gli stenti, per le malattie e sotto i bombardamenti degli alleati, come mio zio l'alpino Rolin Corrado. Alcuni di loro rientrarono, ma non ce la fecero per le gravi malattie contratte durante la prigionia. Disobbedire e resistere. Ebbero il coraggio di dire no e per questo persero qualsiasi diritto e tutela umanitaria e militare. Giovani militari per troppo tempo dimenticati dallo Stato e qualche volta anche dalle loro famiglie, ma che grazie alle associazioni, come ad esempio la NEI, si cerca di ricordare e di salvaguardarne la memoria. Furono ragazzi che decisero che era meglio la prigionia piuttosto che continuare a combattere. Una resistenza senza armi che determinò insieme all'azione partigiana il fondamento del crollo del regime nazifascista. Quindi una pagina della nostra storia che va valorizzata e non solo in termini celebrativi, ma soprattutto per consolidare la memoria e trasmettere la conoscenza ai giovani anche di quegli aspetti poco conosciuti della lotta nazifascista. Lo dobbiamo non tanto a noi stessi, lo dobbiamo a loro e a chi ha avuto il coraggio di dire no. E come componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto voteremo a favore del provvedimento. Grazie. Grazie onorevole Manes. Deputata Boschi, prego. Grazie Presidente. Ultimamente, devo dire soprattutto in questa legislatura, è valso un po' l'uso di istituire nuove giornate per la commemorazione e la celebrazione di eventi vari e io non sempre sono tra i più entusiasti sostenitori di quelle iniziative perché a volte si rischia di annacquare il significato di quelle giornate abusando un po' dello strumento, ma non è questo il caso. E la legge che ci accingiamo a votare, annuncio già da adesso ovviamente il voto favorevole del gruppo di Italia Viva, è una legge che sana una lacuna nella nostra memoria collettiva, per cui ringrazio tutti i colleghi che hanno assunto questa iniziativa, a cominciare ovviamente dall'onorevole Mulè, perché credo che in questi decenni, dalla fine del secondo conflitto mondiale, il ricordo degli internati civili e militari sia stato affidato soprattutto alle loro famiglie, alle tante associazioni che hanno svolto un'attività preziosa e continuano a svolgere un'attività preziosa. Ma è mancato un pezzo importante della storia del nostro Paese, che con questa proposta di legge, con l'istituzione di una giornata destinata proprio alla riflessione, non solo a onorare gli internati, ma soprattutto a tenerne vivo il ricordo della loro scelta, la scelta di stare dalla parte giusta della storia, possa essere anche oggi un monito, un esempio. Noi giustamente, doverosamente, ricordiamo la resistenza. È giusto e doveroso perché è proprio dalla resistenza che abbiamo tratto, come è stato giustamente ricordato, quello che è il giacimento di valori comuni che hanno portato poi alla stesura della nostra Costituzione, che ci hanno consentito, ci consentono di vivere in una Repubblica democratica. Una lotta di resistenza che ha liberato il nostro Paese dall'oppressione dell'occupazione nazista e dal regime fascista. Accanto però alla lotta di resistenza, oggi ricordiamo oltre 800.000 nostri connazionali, 650.000 di questi erano militari, che dopo l'armistizio scelsero di non collaborare con le truppe di occupazione naziste, scelsero di non collaborare con la Repubblica Sociale di Salò, scelsero la parte giusta della storia, sapendo i rischi che avrebbero corso. E infatti pagarono un prezzo per quella scelta, furono deportati in Germania, nei campi di concentramento, nei campi di prigionia, di lavoro. 50.000 morirono,
durante quella prigionia di stenti, di malattie, delle violenze che subirono. Una storia ovviamente dolorosa, ma una storia anche di rivalsa morale, di ribellione a quello che era un regime insopportabile. E giustamente qualche giorno fa il nostro Presidente della Repubblica, proprio ad Ampezzo, ha ricordato come anche la Repubblica Sociale collaborò alla ferocia nazista. E quindi come dire no alla Repubblica Sociale di Salò fu una scelta coraggiosa, ma fu una scelta di libertà, di giustizia, di valori fondamentali che oggi noi sentiamo come condivisi. Tra le persone che per fortuna, finita la guerra, riuscirono a tornare in Italia, c'era anche un giovane contadino che veniva da un piccolo paese della Toscana ed era mio nonno. Si chiamava Gloriano Boschi e io lo voglio ricordare in quest'aula non solo perché sono orgogliosa di lui e tutti noi, figli, nipoti, bisnipoti, siamo orgogliosi che sia stato riconosciuto con la medaglia d'onore il valore di quella sua scelta, ma perché la sua storia è la storia di tutti gli altri, di tanti giovani italiani che magari furono mandati al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio nonno aveva 21 anni e fu mandato al fronte non perché avesse aderito al regime fascista, non perché condividesse i valori fascisti, ma perché come tanti fu mandato obbligatoriamente al fronte durante la guerra e svolse il proprio dovere fino all'armistizio. Dopo l'armistizio era nei pressi di Verona, si pose la scelta, come per tanti altri, se entrare a far parte della Repubblica Sociale, se collaborare con i nazisti o dire di no, scegliere la parte giusta della storia, e lui fece quella scelta e pagò un prezzo, con la prigionia in Germania, con i lavori forzati, con una malattia, con un ritorno difficile, fortuito, quasi esclusivamente a piedi dalla Germania una volta finita la guerra. Una storia di cui raramente parlava, non gli faceva piacere raccontare quel dolore, nemmeno a noi nipoti, nemmeno quando glielo chiedevamo. Allora io credo che ricordare quei valori sia per noi una bussola oggi, e per questo provo una profonda indignazione, rabbia, quando ancora oggi vedo delle persone che invece in manifestazioni pubbliche, in commemorazioni, in funerali, addirittura nei matrimoni, rievocano il regime fascista, il regime nazista con orgoglio, fanno il saluto romano, pensano che quella parte della nostra storia sia una parte della storia di cui andare orgogliosi, una parte della storia che ha portato alle leggi razziali, alla persecuzione degli ebrei, alle morti dei nostri connazionali, all'ingiustizia, alla soppressione delle libertà fondamentali. Ecco, io credo che giornate come queste ci tengano dritta la barra su quelli che sono i valori invece autentici su cui abbiamo fondato la nostra Repubblica. E chiudo con un ricordo anche di speranza, di fiducia, perché anche dal dolore, anche dall'aberrazione della guerra può nascere qualcosa di positivo. Durante la prigionia mio nonno strinse amicizia con uno soldato tedesco che era addetto alla loro vigilanza, un suo coetaneo, un contadino come lui, un ragazzo semplice, forse semplicemente perché era meno violento, meno duro di altri, più umano. Non avevano una lingua comune, mio nonno parlava solo italiano, lui parlava solo tedesco, quindi non so nemmeno bene come si intendessero. Però questo rapporto è continuato per tutta la vita. Io ho conosciuto quell'ex soldato tedesco, ho conosciuto la sua famiglia, ogni estate ci venivano a trovare in Italia, comunicavamo come potevamo. Ecco, io credo che al di là di una storia di umanità, pur nel dolore, pur nell'aberrazione, in quella piccola storia ci sia il senso profondo dell'Europa che abbiamo costruito, l'Europa che hanno costruito i grandi padri come De Gasperi, Schumann, Adenauer, Spinelli, ma che hanno costruito anche tanti piccoli, semplici, umili uomini e donne italiane, francesi, tedeschi, inglesi, che dopo il conflitto, nonostante le città distrutte, nonostante i lutti nelle famiglie, nonostante le persone mutilate nel corpo, nello spirito, dopo l'esperienza atroce della guerra, hanno avuto la forza di superare il dolore, di superare il senso anche di ingiustizia, il rancore, la rabbia, e credere in un'Europa unita, possibile, che potesse garantire quella pace che loro avevano perduto, che potesse garantire prosperità, che potesse garantire una convivenza pacifica. E ciascuno, mettendoci il proprio pezzetto, la propria storia personale, il proprio impegno, è riuscito a costruire l'Europa di oggi. Ecco perché oggi io
mi sento in dovere di essere all'altezza di mio nonno e credo però che tutti noi dovremo vivere la sfida di sentirci all'altezza dei tanti italiani e le tante italiane che hanno detto no al regime fascista, no al regime nazista e che insieme hanno voluto costruire non soltanto una Repubblica democratica ma anche un'Europa diversa. Grazie onorevole Boschi, anche grazie per aver condiviso il ricordo di famiglia che apprezziamo molto. Onorevole Bicchielli, prego. Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, signora sottosegretaria, ci sono atti nella storia di una Repubblica che meritano di essere ricordati quanto quelli di chi alla propria stessa vita antepone il rifiuto ad assoggettarsi all'occupazione straniera. Vi è in esso il senso stesso della patria, della fedeltà ad essa, della libertà di comunità che si rivendica pur sapendo di perdere quella personale. Ed è questo il gesto compiuto da centinaia di migliaia di ufficiali e soldati italiani, i quali, opponendo il loro fermo diniego alla collaborazione con l'esercito tedesco e poi alla Repubblica Sociale Italiana, condannarono se stessi alla deportazione e all'internamento. È una pagina questa poco letta della storia della Seconda Guerra Mondiale, ma è necessario che ne resti in memoria nelle attuali e future generazioni. E a questo scopo proprio questo progetto di legge che ho sottoscritto con convinzione, quella di istituire la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi da celebrare il 20 settembre, tenendo conto proprio che nel 1943, proprio in questa data, il regime nazista, nel disprezzo delle norme di diritto internazionale, modificò lo status dei militari italiani da prigionieri di guerra a internati militari, che rappresentò il più consistente gruppo di italiani trattenuti con la forza in Germania durante la guerra. E siamo, signor Presidente, all'indomani dell'8 settembre del 1943, giorno dell'armistizio sottoscritto dall'Italia con le forze alleate, che non pose fine alla guerra come si sperava, ma al contrario rappresentò per la nostra nazione l'inizio di una guerra fratricida. L'Italia era lacerata al suo interno, in parte era occupata, depredata, terreno di scontro di eserciti stranieri. E i militari italiani furono privati della catena di comando, non furono in grado di opporre alcuna resistenza e furono oggetto di vere e proprie carneficine. Tra tutti vorrei ricordare l'eccidio di Cefalonia. Quella su cui vogliamo concentrare l'attenzione con l'istituzione di una giornata dedicata alla loro memoria è la tragica vicenda che coinvolse circa 800.000 militari. Catturati e disarmati dalle truppe tedesche in Francia, in Grecia, in Jugoslavia, in Albania, in Polonia, nei paesi baltici, in Russia e in Italia stessa, caricati su carri bestiame, ufficiali e soldati insieme furono trasferiti nei campi di detenzione gestiti dalla Wehrmacht, distribuiti in 21 distretti militari che coprivano tutto il territorio controllato. E l'arrivo al campo di concentramento coincideva non solo con la privazione della libertà, ma anche della propria identità. All'arrivo a ciascuno veniva assegnato un numero di identificazione che da quel momento avrebbe sostituito il nome, numero inciso su una piastrina di riconoscimento accanto alla sigla del campo. E tutti abbiamo ascoltato racconti di questo tipo e forse provato anche ad immedesimarci, a metterci, come si dice, quelle scarpe, come direbbero gli inglesi, perché di panni spesso, purtroppo, ne rimanevano pochi. E riproviamoci per un momento e poi pensiamo se dopo aver affrontato viaggi interminabili in condizioni disumane, sofferenze indicibili e soprusi inaccettabili vi offrissero la possibilità di tornare liberi. L'unica condizione per tornare liberi era quella di far parte dell'SS o dell'esercito della nascente Repubblica di Salò. In fin dei conti si è militari, si tratta solo di proseguire la propria attività, la propria vita, cambia solo l'autorità. E quella a tutta apparenza era anche l'autorità vincente. Eppure,
La maggioranza di quegli italiani, di quei militari, oltre 650.000, rifiutò il compromesso e per la prima volta oppose il proprio rifiuto a qualsiasi forma di collaborazione affrontando sofferenze e privazioni. Oltre 45.000 persone persero la vita nel corso della prigionia per malattie, fame, stenti, incidenti sul lavoro, uccisioni, bombardamenti e coloro che riuscirono a sopravvivere sono rimasti segnati per sempre. I militari italiani catturati a partire proprio da quel 20 settembre con un provvedimento arbitrario di Hitler che noi abbiamo voluto ricordare con l'emendamento del collega Bagnasco in questa legge furono classificati dai tedeschi come internati militari italiani. Agli internati militari italiani a cui fu riservato un trattamento durissimo, nei 20 mesi successivi all'8 settembre del 1943 si aggiunsero man mano altri circa 100.000 cittadini, donne, uomini rastrellati che furono destinati quale forza lavoro in Germania. E anche successivamente alla liberazione, tra febbraio e maggio del 1945, le difficoltà non diminuirono per gli internati militari italiani e il ritorno alla propria terra d'origine, alla propria comunità, alla normalità fu molto, molto complicato. In particolare dal fatto che gli internati militari furono considerati, nella migliore delle ipotesi, uno sfortunato corollario della guerra. Alcuni furono sospettati di aver lavorato volontariamente per il regime nazista o comunque considerati come reduci di una normale prigionia di guerra. Su questi eventi, su questa pagina tragica quanto significativa della storia della nostra Repubblica, è gravato per troppo tempo il silenzio e l'oblio. E solo nella metà degli anni Ottanta gli storici cominciarono a far luce su quanto accaduto. Oggi siamo ancora in tempo per ascoltare questa pagina di storia della viva voce di alcuni sopravvissuti e rendere il giusto riconoscimento a quanti, con il loro sacrificio, contribuirono a gettare le fondamenta della nostra Repubblica. Questo il senso e l'obiettivo della presente proposta di legge che, come dicevo, ho sottoscritto, confidando che, come già avvenuto in Commissione, trovi il più ampio consenso possibile. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Noi Moderati. Grazie. Grazie onorevole Bicchielli. Deputata Zanella, prego. Grazie Presidente. La proposta di legge che istituisce la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale è, come ben ha spiegato il relatore Giorgio Mulè, frutto della collaborazione vera, intensa, fruttuosa e corale di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione Difesa, dove Alleanza Verdi e Sinistra purtroppo non ha rappresentanti. Per questo ringrazio in particolare i colleghi Andrea De Maria del Partito Democratico e Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle, con cui mi sono potuta confrontare, consentendo così anche al nostro gruppo di porgere contributi e soprattutto di condividere le proposte emendative accettate dal relatore e votate all'unanimità proprio orora, che hanno sicuramente migliorato il testo iniziale. Il periodo intercorso tra il giorno dell'armistizio, l'8 settembre del 1943, e la fine della guerra fu, secondo le parole del Presidente della Repubblica riportate proprio dal relatore Mulè nel corso della discussione sulle linee generali, un lungo periodo carico di orrore. Tuttavia fu proprio in quel periodo che prese forza il movimento di resistenza al fascismo. Fascismo che con la Repubblica Sociale Italiana si fece complice della ferocia nazista. Ecco, questo è il cuore della giornata, secondo me.
della ferocia nazista e di una violenza inaudita, gratuita e spietata. E del grande movimento popolare che portò poi l'Italia alla liberazione e alla successiva nascita della Repubblica Democratica furono parte anche le centinaia di migliaia di italiani militari, prevalentemente, ma anche civili, che furono deportati dal regime nazista per utilizzarli nei campi di lavoro, nei cantieri di costruzione o ricostruzione delle infrastrutture e nell'economia di guerra. 65.000, 650.000, forse più, forse meno, furono gli internati militari italiani che si rifiutarono di collaborare con i nazifascisti. In un primo momento furono considerati prigionieri di guerra, ma già il 20 settembre fu proprio Adolf Hitler a privare questi militari italiani del proprio status come forma di estrema umiliazione, disprezzo, annichilimento. È molto importante ricordare, e per ricordare bisogna saper narrare, saper raccontare, come ci ha fatto presente il vicepresidente Sergio Costa nel suo commovente intervento, parlandoci di un ragazzetto, Nicola, razziato dalla furia nazifascista il 27 settembre del 1943 in una piazza di Napoli. Era suo padre che sfidò il potere annientante dei nazisti tenendo un diario pensato anch'egli come la più nota Elly Ittesun, che fu uno dei cuori pensanti di quei luoghi dell'annientamento e della tragedia e della disumanità. Ecco, come ha fatto anche adesso la collega Boschi, si tratta di saper ricordare nel senso pieno e autentico della parola. Cosa significa ricordare anche etimologicamente? Significa fare ritorno, ritornare al cuore. È riuscire a conoscere e far conoscere gli eventi, i passaggi cruciali della nostra storia. Ma soprattutto significa fare giustizia, restituire dignità, onore, amore alle donne e uomini strappati alla vita, crudelmente, prematuramente. Ricordare il loro sacrificio significa ricordare chi ha sacrificato la propria vita per restituire a noi la possibilità di una nuova vita. Si tratta, cioè, di rendere questi eventi vivi, vitali, significativi, condivisibili, parte di ognuno, di ognuna di noi e della comunità nel suo insieme. Mi auguro di tutto cuore che grazie anche all'impegno, al protagonismo che già si è manifestato nel corso di tantissimi anni, direi decenni, delle associazioni nazionali ex deportati di campi nazisti, dell'Associazione Nazionale Ex Internati, dell'Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, la giornata del 20 settembre possa essere un'ulteriore opportunità, soprattutto per le giovani generazioni, di crescita e di consapevolezza, rendendo così più luminosa e vivida la memoria comune, in continuità con le attività e le tantissime iniziative e il lavoro preziosissimo
che si fa nel corso, che si fanno nel corso del 25 aprile e del 27 gennaio. Grazie Presidente. Grazie onorevole Zanella. Una nota personale, grazie anche per aver ricordato mio padre. Grazie. Onorevole Rosato, prego. Grazie Presidente. Ringrazio intanto il relatore, il Presidente Mulè e il lavoro della Commissione per aver, e del Governo per aver portato questo testo in aula che, come abbiamo visto fin dai primi voti, ottiene l'unanimità del Parlamento. E